Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella Pani e sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce. Mi trovo qui con Daniela Vargiu, che ha partecipato, ciao Daniela, che ha partecipato al percorso di 2 mesi, per imparare a connettersi con le nuove frequenze, con l'Arcangelo Michele, quindi con tutti gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele che riguardano appunto la protezione, la liberazione, la purificazione, il radicamento e tutto ciò che comporta l'importanza di diventare un canale pulito. Daniela, raccontaci un po' com'è andata questa esperienza. È stata un'esperienza molto intensa, molto bella, non rende. Era un periodo della mia vita di crisi esistenziale, in cui mi ricordo che dicevo: ho bisogno di luce, luce me stessa, e ho trovato il tuo corso. È un corso che mi ha portato veramente luce, a parte che lo strumento che tu ci hai insegnato, le frequenze, hanno veramente una capacità di darti luci, ma di farti sentire più sereno, di risolvere blocchi. È stato un corso intenso, bellissimo, e ha aperto molte strade. Nel mio caso è stato un inizio di un percorso che dura tuttora, ma un percorso di amore, di risveglio, di purificazione, molto, molto bello. Che Sì. bello, bene, sono contenta. Ascolta, Daniela, per curiosità, cosa ne pensi delle preghiere che io ti ho dato, che ho dato a tutti gli studenti per prepararvi energeticamente per questa esperienza, ma anche da fare tutti i giorni della tua vita per il tuo massimo bene? Cosa ne pensi di queste preghiere, di questi strumenti? La preghiera, io devo ammettere, ricordo di averti trovata tramite una preghiera prima ancora del corso stesso. Sono preghiere che ti colmano l'anima. Io pratico frequentissimamente, una volta al giorno, ma ammetto, magari ho la giornata un po' busy, occupata e trascuro, pratico sempre la protezione, pratico la liberazione. Sono delle preghiere che si sente, che tu hai canalizzato, sono scritte col cuore. E quando sei concentrato e le fai con amore, senti veramente una frequenza di amore e di luce intorno a te e io ti ringrazio. Ti ringrazio molto per queste preghiere perché veramente per me sono state una guida. Le tue preghiere, che poi sai, personalizzi, magari invochi Certo, in maniera del tuo cuore, per me sono state una guida e si vede che sono delle preghiere pure, come tante preghiere che facciamo, ma queste in particolare, no? Al di là di un Padre nostro, un Ave Maria, si parla molto della protezione, del bisogno che abbiamo di proteggerci in questo assolutamente. difficile, del bisogno di liberarci, no? Da nodi, da sensazioni che abbiamo. Sono delle preghiere in nome della luce e dell'amore che io racconto. Comando a tutti, a me veramente mi fanno entrare, capito, centrata, mi aumentano, Tanto. sono molto belle. È molto bella anche la preghiera che ci ha insegnato da fare prima della guarigione con le Certo, frequenze. Nel assolutamente. corso che abbiamo fatto, veramente ti dà quella sensazione di essere protetta, liberata e caricata energeticamente. Io ho capito nel tempo, magari in un momento di ingenuità, che veramente abbiamo bisogno di essere protetti. Assolutamente. Frequenze che sono dei doni divini, ma abbiamo bisogno di una protezione, di essere seguiti. Assolutamente. Sì. Certo. Ascolta, a chi consiglieresti tu questo corso? Viene da dire a chiunque. Anche se a volte è difficile, no? Nella vita di tutti i giorni perché siamo impegnati. Io consiglio questo corso a delle persone che hanno anche magari dei momenti di crisi esistenziale, crisi nel lavoro, perché queste frequenze che ci ha insegnato, che ti hanno canalizzato, ti liberano, ti riescono a togliere
i dubbi, i problemi che hai, poi magari ritorni nel flusso della vita. Le consiglio a delle persone che sono in risveglio spirituale, che hanno bisogno di trovare un senso anche nel mondo che ci circonda. Le consiglio a delle persone che sono anche avanti da un punto di vista spirituale. Tanti di noi hanno fatto altri corsi, non stiamo a negarlo, non tutti, e ti fanno avanzare. E poi sarebbe bello, Rossella, che anche persone che sono lontane dalle preghiere ne venissero a conoscenza. E penso che viene tramite noi, tramite gli allievi, no? Nei corsi che fai. A chi non capita di dire, mamma, ho fatto questo corso, dai, fammi fare queste frequenze, questa preghiera. Questa è la mia speranza, no? Che noi diventiamo di luce, grazie. Assolutamente. Maestri, cioè non deve essere fatto casualmente, per quello vi raccomando anche il corso. Certo. Deve essere un insegnamento, no? Come tutti i corsi che noi facciamo, che sia un Reiki, che sia sempre avere un insegnante e poi essere pronti a esercitarlo. Diventare maestri, assolutamente, sono d'accordo con te. Se ce Guarda, la, sì, se ce la esatto, sentiamo, io non lo esatto. sono aspettata, ma mi capita una persona che sta male, così faccio le frequenze e mi dice: lo sai che mi sento più leggero? Certo. Per noi stessi, anche per gli altri. Sì. Io ti ringrazio, Daniela, grazie per la tua bellissima testimonianza. Incontrerete Daniela nei miei corsi dal vivo in presenza perché mi dà una mano e quindi sono contenta veramente che hai lasciato questa tua testimonianza perché possa arrivare al cuore delle persone proprio come è arrivato al tuo. Ti ringrazio, mia cara. Un abbraccio grande, grande, grande. A presto, a presto. Grazie a te. Ciao, Daniela. Ciao! Arrivederci.